8 mesi fa abbiamo iniziato questa avventura incredibile di studiare in Italia. Bloccati nel silenzio e spaventati perché non sentivamo la lingua. Di tutti i giorni abbiamo imparato a leggere le parole scritte e quelle non dette, anche qualche parolaccia nel dialetto calabrese. Sembra sempre impossibile finché non viene realizzato, si è ispirato a questo teorema di Nelson Mandela il progetto di accoglienza e di inclusione sociale La Scuola Oltre la Scuola dell'Istituto Tecnico Industriale Ercolino Scalfaro di Catanzaro. Ci spiega i dettagli la dirigente scolastica, professoressa Teresa Romano. Sì, si conclude oggi con questa festa, diciamo, dell'arrivederci a settembre, il saluto, il progetto La Scuola Oltre la Scuola, con cui abbiamo accolto per un intero anno scolastico 30 studenti egiziani, oltre altri 20 studenti provenienti da tutte le parti del mondo. Però per i 30 studenti egiziani è stato un anno particolare perché sono giunti qui senza conoscere una parola della lingua italiana, mentre gli altri erano già nazionalizzati e quindi avevano almeno un minimo di comunicazione. Abbiamo avviato questo progetto nel febbraio dell'anno scorso con l'iscrizione degli studenti, la formalizzazione di un protocollo d'intesa con l'ufficio culturale dell'ambasciata a Roma del Cairo e il responsabile della fondazione Melcare, che è la fondazione che raccoglie questi ragazzi meritevoli di borse di studio, quindi sono qui perché vincitori di borse di studio. Hanno avuto un percorso molto ricco di stimoli, hanno fatto un corso di formazione per l'insegnamento della lingua italiana come lingua 2 e nello stesso tempo hanno studiato anche i nostri docenti come insegnare loro l'italiano e quindi abbiamo proceduto di pari passo con grande soddisfazione perché questi ragazzi che avevano tante competenze e hanno dimostrato, una volta conosciuta la lingua italiana, di poterla esprimere, saperla esprimere appunto queste loro competenze. Quindi è stato un grosso successo della scuola, mi riferisco all'Istituto Scalfaro che ha avuto questa opportunità, ma la scuola calabrese in genere, che come giustamente ha detto il nostro direttore generale Boucher, è una scuola vitale, una scuola capace di esprimere delle eccellenze ed è giusto che al momento opportuno vengano portate ad esempio per gli altri. Sì, un importante progetto di inclusione culturale e quindi complimenti alla preside, ai docenti, alla professoressa Trovato e questi ragazzi egiziani oggi sentirli parlare l'italiano, sentirli felici, manifestare anche la loro preoccupazione che all'inizio del loro appunto momento in cui sono giunti pensavano di non farcela e oggi andar via sapendo di avere acquisito non solo la conoscenza della loro lingua ma di avere la consapevolezza di essere stati accolti appunto e quindi di essere da un punto di vista sociale, da un punto di vista umano, da un punto di vista appunto della fratellanza, essere cittadini accolti come cittadini egiziani dalla comunità italiana è stato per loro un'esperienza importante e hanno manifestato appunto il desiderio di voler tornare qui. Sapere che potranno avere un titolo di studio molto importante in quel paese è stata un'esperienza bellissima anche per me come garante dell'infanzia, perché significa che questi rapporti con questi paesi tra l'altro molto difficili devono essere sostenuti, incentivati non solo dall'Italia, se noi pensiamo che questo tra l'altro nasce da un gemellaggio che è datato tra appunto l'Egitto e l'Italia.